siamo arrivati all'esperienza samurai? No! Ora siamo all'esperienza samurai? No! Ora siamo finalmente arrivati all'esperienza samurai! Sì, si trova proprio qui! La visita sta per iniziare! Oh, bene! Visitatori da ogni dove, vi do il benvenuto al museo sull'esperienza samurai. Il nostro viaggio inizia nella sala della calligrafia. Io sono Hideki, maestro di calligrafia. Il tocco nell'antico Giappone. Dove sono le spade, le armature e il resto? Voglio dire, questa dovrebbe essere l'esperienza del samurai, dico bene? Ben! Oh. Che c'è? Io voglio vedere cose di spade, non un mucchio di parole scritte. Ci arriveremo al momento giusto. Ma prima, io devo insegnarti il grande potere del pennello. Grandioso. Wow, mi fa sentire in pace. Hai un tratto molto delicato e naturale. Ricorda di sentire con ogni tratto il delicato soffio del vento. Credo che il mio sia rotto. Ora andiamo alla parte che riguarda le spade e le cose dei samurai. Lei ha un po' d'inchiostro addosso. Già lo vedo. La stanza delle armi verrà dopo la calligrafia. Ah, ma potrebbero volerci minuti! Andiamo, Ben. La pazienza è una virtù. Prima di cellulari e computer, questo era l'unico modo per annotare i propri pensieri. Ma perché la calligrafia deve essere così noiosa? Ben, il tratto di un pennello può essere molto simile al movimento di una spada. Sentirne il vento viene anche chiamato shodo e aiuta a concentrarsi. Non mi serve sapere altro, io sono già concentrato sul Rei! Io lo porto fuori nel corridoio e poi proseguiamo. Noi siamo appena imparentati. So che non ti interessa questa parte del tour, ma devi lavorare sulla pazienza. Aspetta qui fuori per un po', eh? Non voglio la pazienza, voglio l'esperienza del samurai! Deve esserci vera roba da samurai qui, da qualche... Immagino sia lì che tengano tutte le cose affilate. Chiusa a chiave! Cavolo, scommetto che 2x2 la sfonderebbe. Ragazzi, chissà come sarebbe un 2x2 samurai? Probabilmente avrebbe 4 spade e le farebbe ruotare velocemente! O forse avrebbe 2 spade, un sai e uno scudo! O forse nessuna spada, un arco lungo, uno scudo e altre frecce nella quarta mano! Vuoi fare un altro tentativo con la calligrafia? Se ti stai riferendo allo shodo, allora no, non sono pronto. Non è il tuo punto forte, ma anche aspettare qui è una dimostrazione di pazienza. Ma basta che resti lontano dai guai. Questa cosa della pazienza la dovrei provare. Sì, d'accordo. Pazienza, pazienza, eccoci qui. Mi chiedo quanto tempo sia passato. Ok, ho un Omnitrix, come pazienza può bastare. Sì! E ora Roccia Shock friggerà quella serratura. Ah, no, non posso! Io devo resistere alla tentazione, ma sono così curioso! Ma la pazienza è una virtù! Ma armi favolose! No! Posso solo aspettare come tutti gli altri! Ehi, quello cos'è? E cosa più importante, che tipo di eroe sarai se non indagassi? Wow! Belle spade, armature, sai, archi e frecce, tipo cattivo, scudi! Aspetta, tipo cattivo! Tu che cosa pensi di fare? Ehi! Aspetta! Le cose buone vanno a chi sa aspettare. Senti il vento! Forse dovrei chiamare nonno e Gwen e riflettere su questa cosa. O posso usare uno spadino sai di energia, sì!